speech al freelance camp è andato, meno male che ho aperto io, perché altrimenti sarei stata con l'ansia alla gola fino all'ultimo. La voce se n'è andata, ma adesso non è più un problema. Poi comunque ci sono i microfoni, se volete imparare a usare il microfono vi riascoltate lo speech. Io intanto bevo. Mi fa sempre molto piacere ritornare. Ho visto un trasporto dal freelance come entità da sola, poverino, sempre ce l'hanno tutti con me, l'evoluzione verso una consapevolezza maggiore e soprattutto una voglia di dialogare con le aziende. Vengo volentieri al freelance camp perché effettivamente, pur non essendo freelance, lavoro quotidianamente con dei freelance. Nel corso del tempo una cosa che ho notato del freelance camp è la maggior presenza di interventi che smettono di ragionare sull'essere freelance e cominciano a essere degli interventi belli dritti, belli operativi, monotematici, verticali, ed è probabilmente quello che è l'evoluzione, cioè passare dal ragionare sulla condizione dell'essere freelance a interventi più verticali e specifici sulla professione. Il freelance camp è sempre una cosa meravigliosa. Parlare è il pezzo in più, insomma, quello che sarebbe bello fare sempre. Che mette un po' di ansia perché le persone che ci sono tutte di un livello molto alto, per cui un po' così, però è meraviglioso. Questo è il mio regalo, questi due giorni. In questi 6 anni di freelance, però, sono... E la... Sei incontro a Sassi del Capo, giro col pony, giro col...